Caro Babbo Natale, volevo innanzitutto ringraziarti per avermi dato Pietro Mosella, che è stato bravissimo nella puntata di Domenica Gol, che ha condotto in maniera spettacolare. E volevo poi ringraziare Pietro Mosella. Pietro, sei stato eccezionale. La gente dice è più bravo lui, divento invidioso. Assolutamente no, perché sei troppo buono. Anzi, ti volevo dire che siccome domenica hai saltato una cosa che ormai è un rituale, oltre che un tuo copyright, io non ho accolto l'invito di Fausto, non ho voluto autografi sulle mani. Certo, io ci sono rimasto malissimo, lo desideravo tanto, ma ormai come si può fare? Io, a dir la verità, non giro mai senza pennarello. Però al Palascoppa tutto è possibile, quindi adesso ci sono le ragazze che domenica erano in trasmissione con me. Ed è tutto pronto, devi solo farti fare gli autografi. Ma è meraviglioso, Chiara Ripabelli, Chiara Masson, sono qui tra noi e sono altissime. Sì, sarebbe bellissimo. Altra mano, vai Giorgio. Ho finito le mani, non ci muoviamo, noi possiamo stare qui anche tutta la serata. E lei è Chiara Masson? Quella che quando schiaccia praticamente la gente si mette il casco perché ha paura della potenza della palla. Perfetto. Mi avete fatto un regalo bellissimo. Ora sì che sono un presentatore e un conduttore felice. Grazie Pietro Mosella. Grazie a loro. Grazie, grazie Chiara. Grazie Chiara. E l'ultima battuta aspetta a loro. Dovete dire la verità. Chi è più bello? Pietro Mosella o Giorgio De Filippis? Tutti e due. Col microfono però. Tutti e due. Grazie. Adesso è Natale.